Hai robot, ok, vedo che già hai condiviso lo schermo, può partire il timer, No, prego. no, manco. Credo No, che non no, c'è ancora la non abbiamo condiviso, presentazione. ancora non Ah, abbiamo condiviso. ok. Lo Hai resettiamo, lo ragione. Ok, resettiamo. abbiamo resettato. Grazie, grazie. Perfetto, condividete lo schermo, per piacere. Si vede? Sì, vai, Vediamo, prego. vai, parte il timer. Ok. Allora, buongiorno a tutti, io sono Fabio Romanelli, il CEO di iRobot e sono qui oggi assieme al mio collega, nonché programmatore del team Valerio Picchi, per presentarvi la nostra idea. In Italia, su circa 60 milioni di abitanti, quasi 14 milioni, ovvero circa il 23%, hanno più di 65 anni di età e molti di questi non sono autosufficienti. Il nostro obiettivo è facilitare la vita quotidiana a queste persone attraverso l'utilizzo di un assistente sanitario robotico, che abbiamo denominato SR104 o più semplicemente Chappie. Che cosa offriamo concretamente? Offriamo un robot in grado di effettuare, misurazioni di carattere medico, come ad esempio, misure della temperatura corporea, della pressione, della saturazione e dei battiti cardiaci. In caso di emergenza, quale può essere un arresto cardiaco o una crisi ipo-iperglicemica, Chappie chiamerà immediatamente un parente stretto o direttamente il 112. Inoltre, il robottino avrà anche la funzione di deambulatore. Per poi interfacciarsi con l'utente, Chappie sarà dotato di un omonimo assistente vocale. E altre funzioni sono poi in via di progettazione e di sviluppo. Nell'arco di pochissimo tempo abbiamo realizzato un prototipo con il quale abbiamo conquistato un primo posto ed una menzione speciale a due gare della Regione Lazio. E ora il prototipo, che abbiamo denominato Mark 1, si sta evolvendo nel Mark 2. E con i giusti fondi e la giusta determinazione, che non manca di certo, porteremo a termine questo prototipo per poi passare al prodotto finale. E sulla slide potete vedere alcuni componenti che abbiamo utilizzato per la realizzazione del prototipo, tutto a costo molto basso, così da non dover da poter abbassare poi i prezzi per gli utenti. E sul mercato sono già presenti diversi tipi di robot come Astro da Amazon ed il progetto Acra in collaborazione con l'UE. Tuttavia, il nostro SR104 avrà funzioni diverse e non ancora presenti in commercio e presenterà appunto prezzi più abbordabili per chiunque. Inoltre, abbiamo intenzione di avviare una collaborazione con le ASL sul territorio nazionale affinché Chappie diventi un supporto concreto presente nelle RSA, quindi nelle residenze sanitarie assistenziali, sia nei confronti dei pazienti che degli operatori sociosanitari. Per la realizzazione di un prodotto vendibile sul mercato e per la messa in piedi della startup abbiamo stimato di necessitare di circa 80.000 euro. E il 70% di questa somma sarà investito per la divisione ricerca e sviluppo, il 20% per le funzioni di marketing ed il 10% in altro. In altro sono comprese, ad esempio, la componentistica e ovviamente anche i guadagni personali del team. E appunto il team. La nostra squadra è composta da 7 persone, tra cui io e Valerio Picchi, che ci siamo presentati prima, e Riccardo Proietti e Riccardo Lobuglio, che sono i nostri due CTO, ovvero coloro che si occupano della scelta delle tecnologie adatte allo sviluppo del progetto. Andrea Menicacci e Diego Iobbi, che sono i nostri progettisti, e infine, ma non per importanza, Thomas Puddu, che è il nostro designer. Qua invece potete trovare la nostra roadmap che racconta la nostra storia dalla formazione del team fino ad oggi. A febbraio di quest'anno il team si è composto in seguito a un progetto per l'alternanza scuola-lavoro, che ha poi portato al mese successivo alla nascita di quest'idea. E una volta appreso che l'idea di Chappie aveva del potenziale, abbiamo deciso di partecipare alla prima competizione che siamo riusciti a vincere. La competizione era la Fondazione Mondo Digitale. E dopo la vittoria abbiamo cominciato a sviluppare appunto il primo prototipo della SR104, nel quale poi abbiamo partecipato ad un'altra gara, grazie alla quale abbiamo ottenuto una collaborazione con i Fab Lab della regione, dal quale stiamo presentando anche adesso. Adesso stiamo lavorando su questo prototipo appunto per farlo evolvere nel Mark 2, che poi diventerà il prodotto finale. Alla fine della roadmap abbiamo messo partecipazione Digiton perché siamo arrivati alla fine della nostra roadmap e ovviamente adesso ne faremo subito un'altra. Qui invece trovate il QR code per accedere al nostro sito web, quindi scanner alla mano e visitatelo. E per qualsiasi informazione questi sono i nostri contatti.
Grazie mille. Grazie Fabio. Grazie Fabio. Una domanda, quando hai menzionato, quando hai comparato la vostra soluzione con quelle commerciali di Amazon e il robot Acra, hai parlato di funzionalità che sono presenti nel vostro robot, però non in quei robot. Potresti magari spendere due parole su questi, diciamo, punti di forza? Certo, perché allora, innanzitutto mettendo a confronto Ciappi con Astro, Astro non è un assistente sanitario, è, detta in parole povere, è un po' un Alexa con le ruote, se vogliamo, quindi è proprio un assistente vocale, bellissimo, ma che presenta scopi... Sentivo che aveva parecchi problemi, ho sentito. Sia di livello tecnico che di livello economico, infatti i prezzi sono molto alti, e infatti noi puntiamo anche su quello, ovvero proprio sul prezzo, a far spendere il meno possibile per un prodotto che poi aiuti. Invece per quanto riguarda il progetto Acra, se vogliamo, è abbastanza simile a Ciappi, e, tuttavia il progetto Acra si concentra di più sull'assistenza sociale per le persone anziane, mentre noi ci basiamo molto di più sull'assistenza sanitaria vera e propria, come ho detto prima, misurazioni di carattere medico e tutto il resto, tutte le altre funzioni. Perfetto, perfetto, grazie. Ci sono domande al comitato? Sì. Vediamo un po'. Ah no, ha abbassato la mano. Non ci sono altre domande. Si vede ok, che, perfetto. Che Fabio, complimenti. Fabio, complimenti, grazie mille. Grazie.